Oggi vi propongo un'insalata di farro come piatto unico. Allora, questi sono 3 etti e mezzo di farro che io ho sbollentato, ok? Poi qui ho 4 fettine di prosciutto crudo, poi c'è un pomodoro cuore di bue, 3 pomodorini, mezzo cetriolo e 2 limoni grattugiati. Qui invece ci sono 3 zucchine tagliate a julienne e cotte al vapore. Inoltre avevo grigliato delle zucchine e dei pezzettini più piccoli li ho tenuti da parte per mettere nell'insalata di farro. Allora, ho messo il farro in una ciotola. Poi, cosa facciamo? Aggiungiamo la scorza di limone grattugiata, il prosciutto che ho fatto tutto a pezzetti, a listarelle, le zucchine che abbiamo cotte al vapore le versiamo. Poi adesso faremo a pezzettini anche quelle grigliate e poi la dadolata di pomodoro. Ok, ho aggiunto il prosciutto, le zucchine al vapore. Adesso qui poi queste abbiamo fatto tutte a pezzettini quelle grigliate. Il mezzo cetriolo a dadolata. Il pomodoro cuore di bue dadolata. Poi in ultimo potete aggiungere anche questi sono 50 g di scamorza bianca o anche affumicata, quello che volete. Così almeno abbiamo praticamente il farro che sono cereali, le verdure, la parte proteica e grassa data dal prosciutto e dal formaggio. Quindi è tutto, è un piatto unico praticamente. Quindi mettiamo anche il formaggio e poi adesso andiamo a condire con olio, sale e limone. Allora, metto il sale. Poi aggiungo il filo d'olio e poi devo mettere il limone, che però sapete bene che bisogna sempre filtrarlo. Ecco qua, questo è il succo di un limone, lo filtriamo e così almeno togliamo tutte le impurità, ok? Perfetto. Ora possiamo anche mescolare il tutto. Bene, una volta mescolato tutto, possiamo guarnire con pomodorini piccoli con delle foglie di basilico. Voilà, insalata di farro pronta. Poi io avevo anche dei pezzettini di zenzero, vedete, l'ho messo giusto per guarnire che così almeno dà quel senso di pizzicore. Con del basilico e i pomodorini pachino che li mettete intorno soltanto per guarnire, che poi sono buonissimi anche da mangiare, ovviamente. Quindi vedete che con 3 etti e mezzo di farro, 50 g di prosciutto crudo al listarelle, potete mettere anche quello cotto, la bresaola, al listarelle va benissimo. E limone grattugiato, così dà quel senso di freschezza. Un po' di formaggio, quale io ho messo la scamorza, potete metterci anche qualsiasi altro tipo l'asiago, l'emmental, e pomodori, e con le zucchine o altri tipi di verdure. Comunque diamo un piatto unico, dove c'è tutto, grassi, proteine, verdure e cereali. Buona degustazione a tutti!